Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi è un video molto particolare perché voglio mostrarvi cosa non può assolutamente mancare in uno zaino quando si parte per un viaggio. Ecco qua, questo è lo zaino che ultimamente io sto utilizzando nella gran parte dei miei viaggi. È, se non sbaglio, un 60 litri della BAC, si chiama Light Mare. Ed è molto comodo perché ha un sacco di zip, come piace a me. Guardate qua, lateralmente ha il porta borraccia, molto comodo. E ha soprattutto un vano qua sotto, separato. Eccolo qua. Dove si possono mettere sia le scarpe che le cose sporche. Allora, come sapete seguendo i miei video, io utilizzo dei sacchi di plastica per mettere gli indumenti sotto vuoto. Questo è molto utile soprattutto per la roba sporca, perché non va a impuzzare la roba pulita. Allora, lo zaino, come vedete adesso qua, è vuoto, ma in generale è mezzo vuoto. Allora, io voglio farvi vedere cosa non deve mancare, cioè non mi soffermerò sul vestito in base alla stagione, eccetera, eccetera, eccetera. No, quello dipende da voi, dipende dalla destinazione. Io vi mostrerò quegli accessori, quell'attrezzatura che è fondamentale per non rimanere impreparati, quindi che di base non deve mancare in nessuno zaino. Allora, apriamolo. Questi zaini, tra l'altro, sono molto validi perché si dividono in due, hanno due aree dentro, per distribuire meglio i pesi. A differenza di quanto si pensa, piccolo off topic, il peso maggiore deve essere in basso, qua, nella zona lombare, questo per avere ovviamente una postura corretta mentre si cammina con lo zaino. Allora, iniziamo quindi a tirare fuori quello che non può mancare in uno zaino da viaggio. Borraccia in alluminio. Allora, questo è fondamentale se siete viaggiatori e ovviamente amanti dell'ambiente dovete esserlo, altrimenti c'è qualcosa che non va. Allora, il problema della plastica nel mondo è gigante, quindi per prima cosa utilizzate una borraccia d'alluminio. Ok. Ah, piccolo inciso, ragazzi, io sono Ambassador Outdoor Research Dolomite e anche BAC Zaini, quindi è normale che vi faccia vedere queste cose perché sono comunque cose tecniche che io ho provato sulla mia pelle, utilissime, e non mi permetterei mai di consigliarvi se non fossero buone. Detto questo, potete prenderle anche di altre marche, giusto per farvi vedere la tipologia di capo d'abbigliamento. Questa, per esempio, è una maglietta termica che di cui io non mi privo mai, perché ha maniche lunga, molto molto leggera, anche da mettere via, occupa pochissimo spazio e ti aiuta tantissime volte. È una seconda pelle che nelle stagioni soprattutto medie e invernali aiuta tantissimo. Se c'è caldo di giorno potrebbe molto essere utile per dormire la notte, quindi io sinceramente non parto mai senza una maglietta termica, anche quando vado nei posti al caldo. Ok, questi sono importanti, ve li apro magari. Allora, questo è un capo che secondo me occupa veramente poco spazio, è piccolo ed è fondamentale. Questo ve lo potete mettere anche nello zainetto da tutti i giorni, quello con cui visitate le città, con cui fate il trekking di 2 ore, eccetera. Sono praticamente dei copri pantaloni impermeabili. È fondamentale, sì, perché comunque avere i pantaloni asciutti aiuta tantissimo, anche nei trekking, perché chiaramente evita lo sfregamento, evita il formarsi di zone infiammate, eccetera, eccetera. Occupano davvero poco spazio, ragazzi, mettete nello zaino. Asciugamano in microfibra, ragazzi. Allora, perché la microfibra? Prima di tutto, lo vedete, questo praticamente è un asciugamano matrimoniale, mi fa tutto, mi fa anche da telomare, occupa pochissimo spazio e la microfibra si asciuga molto, molto rapidamente, quindi quando viaggiate asciugamano in microfibra. Li trovate, questo ha speso pochissimi euro, non leggo bene la marca, comunque l'ho preso da Decathlon, quindi molto facile da reperire. Pantaloni da trekking, tecnici, comodi, sono leggeri, si lavano facilmente, asciugano subito. Io vi consiglio di prenderli sempre con la zip qua per farli diventare dei Bermuda.
vengono a essere l'ideale soprattutto quando dovete guardare fiumi oppure comunque quando fa molto caldo. Quindi avere questo capo d'abbigliamento è importante, è eccezionale, soprattutto guardate che sia molto traspirante, che si asciughi molto alla svelta. In genere, per definire questi capi d'abbigliamento, si dice fast dry, quindi dall'asciugatura molto molto veloce. Scaldacollo. Secondo me questo è un accessorio altrettanto fondamentale per gestire i cambi di clima. Ve lo infilate al collo, proprio così, adesso lo faccio vedere. Voilà, e copre come una sciarpa. Questo è utile perché può anche raccogliere i capelli per chi ha i capelli lunghi come sottoscritto. Oh sì, allora, questo è un guscio impermeabile in Gore-Tex. Fondamentale, fondamentale. Questo, sia che andate in un posto caldo, sia che andate in un posto freddo, è il capo d'abbigliamento che io mi permetto di consigliare a qualunque viaggiatore. Una giacca antivento, guscio si chiama, in Gore-Tex permette di essere impermeabile e antiaria. Quindi anche se andate nel deserto, questo la sera può aiutarvi. Come vedete, non c'è nessun peso all'interno, quindi è solo ed esclusivamente antivento e antipioggia. Molto 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 comodo. Io ne ho due addirittura, quindi vi dimostra quanto è importante. Certo, questo è un capo d'abbigliamento la cui scelta a volte va in controtendenza all'assetto backpackers, perché è un capo d'abbigliamento molto caro. Una giacca così costa svariate centinaia di euro, però il mio consiglio francamente è: prima o poi investite questi soldi in questo capo d'abbigliamento, ne vale assolutamente la pena. Allora, esiste di tantissime marche, questo nello specifico è di Outdoor Research. La cosa più importante è che sia di questo materiale, il Gore-Tex. È comune a tante marche, pretendetelo, è caro, ma ragazzi vi aiuta tantissimo, è veramente versatile e aiuta in tantissime circostanze. Ok, questa è la felpa che secondo me è perfetta per il viaggio, perché è molto leggera, non ha alcun tipo di imbottitura dietro sulla schiena dove appoggia proprio lo zaino, e qua davanti ha un simil piumino molto leggero che para dall'aria e tiene caldo il ventre, quindi soprattutto dopo mangiato eccetera. Io ne ho di due tipologie, fortunatamente. Ho questa a maniche lunghe per l'inverno, molto comoda anche perché questo passa nel pollice, quindi questo vi permette di tenere coperto anche il dorso delle mani. Oppure, se vado al caldo, ho la versione gilet. Questa è molto pratica, avendo anche il cappuccio aiuta. Mi piace molto anche il fatto che abbia una taschina con la zip qua davanti. È un capo d'abbigliamento valido, assolutamente, assolutamente. Ragazzi, sulle felpe ci vuole dell'abbigliamento tecnico, perché vi fa risparmiare tanti chili, tanto ingombro, e avete alte prestazioni. Ok, io nello zaino di solito infilo anche un piccolo zainetto da città, che è fondamentale, piccolino. Questo è veramente molto pratico, se non sbaglio è un 25 litri. I casi sono due: o mettete lo zainetto dentro lo zainone, ovviamente vi occupa dello spazio, ma il mio consiglio è sempre di non riempire a tappo lo zaino grosso. Questo lo usate nelle escursioni quotidiane, in città, eccetera. Poi quando raccogliete souvenir o comprate qualcosa, non fate altro che viaggiare con due zaini. Quindi questo lo mettete davanti, il piccolino, e quello grosso dietro a bilanciarvi. Però lo zainetto da città è fondamentale, vi serve, o quantomeno un marsupio molto molto grande. Questi i capi d'abbigliamento fondamentali che secondo me non devono mai mancare. Ovviamente non ho citato mutande, non ho citato calze, non ho citato t-shirt, non ho citato costumi da bagno. Questo dipende dove andate, perché un costume da bagno io me lo prendo sempre su, è ovvio, perché a volte può capitare di avere una piscina piuttosto che un bagno termale, però non è così fondamentale. Questa è la base, questi sono i capi d'abbigliamento che ti permettono di non portare tanta altra roba. Poi ovviamente, come vi ho mostrato, lo zaino è mezzo vuoto, perché chiaramente in base alla destinazione, in base ai giorni, in base all'attività che vado a fare, ci vado a infilare
le magliette, il paio di jeans, una camicia se c'è, se ce n'è la necessità, un paio di scarpe in più, un paio di ciabatte, ecco, quello assolutamente sì. Adesso però voglio mostrarvi anche alcuni accessori che non devono mancare. Questo è il sacco lenzuolo. Voi direte, così piccolo? Sì. Allora, è uno degli accessori di cui io raramente mi privo perché occupa molto poco spazio, è molto leggero e specialmente quando dormo in situazioni un po' estreme mi fa innanzitutto uno strato in più nel sacco a pelo, sia in fase di caldo che in fase di freddo, cioè mi tiene un po' più caldo e per i materiali in cui è fatto trattiene la temperatura, quindi mi mantiene anche un po' più fresco quando c'è caldo. È una semiseta, ve lo consiglio vivamente, anche da infilare dentro il sacco a pelo per una questione anche di igiene. Questa magari non è fondamentale, però dato il suo costo, che è inferiore a 10 euro, e il suo ingombro, che è questo, io credo che sia fondamentale avere la coperta di emergenza in uno zaino, non solo per noi stessi, ma anche per gli altri. Può capitare, insomma, un'emergenza, qualunque cosa, è veramente piccola. Anche questa io l'avevo presa da Decathlon e credo che comunque costi meno di 10 euro. Purtroppo non ho con me il coltellino preferito, però un coltellino svizzero serve, e come? Allora, questo è uno con tantissime funzioni e soprattutto non ha la sicura, quindi io vi sconsiglio dei coltellini come questo. Però purtroppo il mio l'ho portato a far fare la lama poco prima del lockdown e il negozio ovviamente non ha ancora aperto, quindi non posso mostrarvi il mio, ma il mio è più grosso, ha meno funzioni e ha la sicura. Però un coltellino svizzero di qualunque tipo è fondamentale. Ovvio, non portatelo in aereo, cioè dovete metterlo nel bagaglio da stiva, non nel bagaglio a mano, perché nel bagaglio a mano nessun coltello può passare di nessuna dimensione, occhio. Un lucchetto, allora, secondo me è fondamentale per questa ragione. La maggior parte dei furti che io ho visto viaggiando sono avvenuti durante le fasi appena successive al check-in nei vari ostelli, nei vari guest house, eccetera, eccetera. Perché? Perché si tende ad appoggiare la roba per terra, si fa le pratiche di check-in e poi si va a vedere la stanza e poi dopo con calma si va magari a chiedere un lucchetto, si va a chiedere dove poter mettere le cose in sicurezza e in quel frangente veniamo derubati. Avere già subito a portata di mano un lucchetto, anche se non chiude in maniera sicura uno zaino, comunque tiene alla larga persone che magari pensano di potervi rubare qualcosa. È quantomeno un deterrente, cioè le persone che vogliono rubarvi qualcosa devono comunque faticarselo, quindi io un lucchetto me lo porto sempre, sempre, sempre con me. Lip balm, ovvero crema per le labbra. Secondo me è importante perché innanzitutto è piccolo, molto piccolo, e aiuta sia nel caso di freddo, sia sugli aerei, che anche nel caso di caldo. Quindi io ho sempre con me una crema per le labbra. Quando si seccano, innanzitutto mangiate tanta vitamina C, ma curatele perché chiaramente possono avere anche delle infezioni, sono fastidiose. Io sono una delle prime cose che si rovina in viaggio e quindi ho sempre con me questo, anche perché il posto occupato in zona è veramente minuscolo. Questo è il mio kit di ago e filo. No, non sono diventato matto, però ragazzi, se si scuce lo spallaccio di uno zaino, come fate? Può succedere, non in base anche alla qualità dello zaino, ma come è stato trasportato. Magari viene trasportato sul tetto di un bus, eccetera. Allora, avere un kit di ago e filo di emergenza per poter attuare per l'appunto un intervento di emergenza su qualunque cosa vi possa servire, anche questo, lo spazio e il peso, io il mio consiglio è portatevi con voi un kit di ago e filo. Torcia frontale, assolutamente necessaria, perché è vero che i nostri cellulari hanno le luci, ma avere una torcia frontale, immaginatevi di cucinare, avete le mani libere, quindi è molto molto comoda. Allora, questa io trovo molto bene, devo dire la verità, è una Quechua che ho pagato penso 15 euro, 20 euro, qualcosa del genere, da Decathlon, quindi è molto economica, è figa perché si toglie dall'elastico e può essere anche appoggiata.
quindi comoda. Si carica con USB, quindi riesco anche a ricaricarla con una power bank. Non è molto potente, è vero, ma quello che mi serve per i viaggi che faccio va più che bene. Se me ne serve una più potente, ce l'ho e la prendo su appositamente, come ho fatto per esempio al Kilimangiaro, mi serviva per la salita un'autonomia di ben più ore rispetto a questa, e ho preso su quella iper professionale da trekking. Però diciamo, sto dicendo quello che non deve mancare. Quello che non deve mancare è una torcia frontale così. Poi se avete una più professionale, tanto meglio. Occhio che pesa di più però. Ok, quindi questo è quello che io non mi faccio mai, e dico mai, mancare dentro al mio zaino. Quanto pesa questa roba? Ora ve lo dico subito. Come avete visto, lo zaino riempito con tutto il minimo indispensabile pesa 5 kg, quindi di spazio e di peso disponibili ce ne sono ancora tanti. Ma cercate di viaggiare il più leggero possibile, ragazzi, io ve lo consiglio, cioè è il mio suggerimento più grande. Soprattutto non dimenticatevi anche un bel rotolo di carta igienica, e purtroppo non ho potuto mostrarvela perché in questo momento non è a mia disposizione e non ci si può muovere. Io vi consiglio di portare con voi anche una corda. 5 metri di corda è l'ideale, può servire per le più svariate ragioni. Ok ragazzi, ora siete veramente pronti a partire. Ah no, mi sono dimenticato una cosa: il passaporto. Ciao, ci vediamo al prossimo video. Ah, se vi è piaciuto o avete suggerimenti, curiosità, domande, scrivetemi nei commenti. Ciao ciao.